Dunque, riprendiamo oggi il discorso sulle visite, così poi lo colleghiamo all'esercizio che stavamo facendo sui grafi, sul grafo delle città, delle nazioni e dei confini. In qualche modo vediamo oggi sul grafo dei confini anche alcune delle problematiche che sono emerse nel laboratorio di ieri. Allora, la volta scorsa abbiamo già parlato di visite del grafo. In particolare parlavamo di visite in ampiezza. Ci ricordiamo che l'obiettivo di una visita è determinare quali sono tutti i vertici che possono essere in qualche modo raggiunti a partire da una sorgente. La visita non ci dà i percorsi, no? La visita ci dà un insieme di vertici, tra i quali però non viene formato un percorso unico, non è una strada che tocca tutti i vertici in successione. No? Alcuni si chiedevano ieri in laboratorio, dicevano, ma questi vertici qua arrivano uno dopo l'altro, ma questo non è collegato a quell'altro, no? Il terzo nodo che mi stampa non è collegato al secondo. Certo, no? Non è questo. Un algoritmo di visita non mi crea un percorso che partendo dalla sorgente tocca un certo numero di altri. L'algoritmo di visita mi determina quali sono i vertici che potrei raggiungere usando percorsi diversi. E infatti i percorsi, l'abbiamo visto già la volta scorsa quando abbiamo parlato dell'albero di visita in ampiezza, sono tutti quelli, sono strutturati ad albero, sono tutti quelli che l'algoritmo di visita in ampiezza scopre, cioè usa per scoprire nuovi vertici. Quindi l'algoritmo di visita mi dirà S, poi R, W, il che non vuol dire che posso passare da S a R e da R a W, ma che posso passare da S a R, punto. Posso passare da S a W, punto. Se poi l'algoritmo di visita mi dice che posso anche passare da V, lui mi dirà S, R, W, V, che vuol dire che non c'è nessuna relazione tra W e V in generale. Se non il fatto che sia l'uno che l'altro sono entrambi raggiungibili a partire da S. Quindi l'unica cosa che stiamo dicendo è quali sono i vertici che sono raggiungibili a partire da S. E la particolarità dell'algoritmo di visita in ampiezza è quello di considerare prima tutti i vertici che sono a una certa distanza dalla sorgente, prima di considerare il primo vertice che abbia una distanza superiore. Quindi vengono i vertici analizzati in ordine di distanza dalla sorgente, dove la distanza è, solo in questo caso, il numero di archi. Quindi è adatto in particolare, l'abbiamo già accennato, per grafi non pesati. E quindi mi crea l'albero di visita in ampiezza, mi crea un albero che contiene in sé tutti i percorsi minimi, ossia che contengono il numero minimo di archi, partendo da S, arrivando a tutti gli altri. Vedrete poi nella nota successiva come si generalizza questo problema di trovare i percorsi minimi qualora il grafo sia anche pesato. Se il grafo non è pesato, una visita in ampiezza mi dà già i percorsi minimi, tutti quelli che partono da S e arrivano agli altri vertici. Ma se ci fossero dei pesi non basta più. Allora dopo ci occupiamo di questo problema, anzi vi occupate di questo problema insieme a Squilleo. L'altro tipo di visita principale, che è un po' l'opposto rispetto alla visita in ampiezza, è la cosiddetta visita in profondità. La visita in profondità è quella che fareste se adottaste un approccio, diciamo, direttamente ricorsivo, puramente ricorsivo. In cui io dico, quali sono i vertici che posso visitare? Sono tutti quelli adiacenti alla sorgente, o quelli che si possono visitare partendo da tali adiacenti. Io posso dare una definizione ricorsiva di vertice visitabile. Un vertice visitabile è la sorgente, oppure un vertice raggiungibile dalla sorgente. Direttamente collegato. Oppure, e qui c'è la ricorsione, un qualunque vertice che sia raggiungibile a partire dagli adiacenti. E quali sono i vertici che posso raggiungere a partire dagli adiacenti? Quelli che raggiungerò facendo finta che la sorgente sia uno degli adiacenti.
e quindi ricorsivamente andrò a vedere i loro adiacenti e così via. Quindi il percorso della visita in profondità dice: io parto dalla sorgente e mi sposto su un qualunque vertice adiacente. Poi, prima di andare ad analizzare gli altri vertici che erano adiacenti alla sorgente, vado a visitare un ulteriore vertice adiacente a questo su cui sono. Quindi vado avanti, un secondo passaggio. E così via. Sono in un vertice, prendo il primo vertice adiacente, ovviamente che non sia ancora stato visitato, e lo visito. Quindi in qualche modo io, partendo dalla sorgente, mi sto allontanando il più possibile. In realtà non so se mi sto allontanando perché sto andando a caso. Però non sto facendo nessun sforzo per rimanere vicino. E attraverso tutti gli archi. Poi a un certo punto mi troverò, per forza, in un vertice che o non ha più adiacenti, oppure gli adiacenti che ha sono già stati tutti visitati. Allora a quel punto mi fermo con la mia esplorazione e ho due casi, con questo ho visitato veramente tutti i vertici visitabili, oppure tornando indietro nel mio percorso c'erano dei bivi, delle svolte, delle alternative che all'epoca non avevo considerato perché ho preso solamente la prima. Allora il mio algoritmo cosa fa? Fa un passo indietro e dice: va bene, io da questo vertice a cui sono arrivato non posso più proseguire. Torno indietro al precedente. Il precedente aveva degli adiacenti, su uno sono già andato quindi non mi interessa più. Gli altri adiacenti sono liberi? Ce n'è almeno uno libero? Se sì, vado lì e provo a ripartire. Quindi è un algoritmo che cerca sempre di andare avanti fino a quando non trova la strada chiusa, allora torna indietro fino al primo punto. Quindi non torna mai indietro fino alla radice, se non è proprio costretto. Cerca di tornare indietro il meno possibile fino al primo punto in cui ci sono delle alternative che lui possa esplorare. Quindi, se vogliamo, è il tipico comportamento di un algoritmo ricorsivo. E come tutti gli algoritmi ricorsivi, esibisce un comportamento complesso a fronte di un codice che è minimo. Questo è il codice che, partendo da un vertice V, pseudocodice questo ovviamente, non è codice Java, che partendo da un vertice V mi visita tutto il grafo. E dice: partiamo da V. Da V interrogo il grafo per sapere qual è l'insieme dei vertici W che siano adiacenti a V. Prendo uno per uno questi W, e per ciascuno di questi W mi chiedo: questo W è già stato visitato? Se è già stato visitato, non lo considero. Quindi dovrò ovviamente tenere traccia da qualche parte dell'insieme dei vertici che sono già stati visitati. Se invece non è ancora stato visitato, prima di tutto lo marco come visitato. Quindi lo metterò nell'insert dei nodi visitati. E poi, ricorsivamente, visito il grafo a partire in profondità, a partire da quel nodo. Cosa farà la procedura ricorsiva? Beh, verrà ripetuta col nuovo vertice W che a questo punto assume il ruolo di V, andrà a prendere i suoi adiacenti e tra i suoi adiacenti sceglierà il primo che non sia ancora stato visitato e ricorsivamente chiamerà se stessa sul prossimo e così via. Quando poi la ricorsione arriva al fondo, nel senso, qui non c'è il caso terminale si trova da solo perché a volte adiacent to è un insieme vuoto e quindi non entra più nella ricorsione perché questo ciclo for all non trova niente. Allora cosa può fare la procedura ricorsiva? Non può fare altro che ritornare al chiamante. Il chiamante è rimasto fermo dove? In questo ciclo for, in cui aveva considerato i vari adiacenti di un certo nodo precedente, e a questo punto passerà all'iterazione successiva del ciclo for, prende un altro W, cioè va a cercare un altro adiacente di quel nodo precedente e riparte poi in avanti. Quindi il discorso di tornare indietro e provarne un'altra è insito nella parte di ritorno della ricorsione.
se vogliamo un piccolo dettaglio, tante volte negli algoritmi ricorsivi che abbiamo fatto la settimana scorsa, io aggiungo un elemento all'insieme che sto considerando, faccio ricorsione e poi quando torno indietro la ricorsione tolgo quell'elemento. Ok? Aggiungo, ricorro, tolgo, perché devo riportarmi, ripristinare la situazione che avevo prima per poter provare altre strade. Qui invece vedete che non lo tolgo, qui visito W, faccio ricorsione ma non lo svisito subito dopo, non lo tolgo dall'insieme visitati. Perché? Perché se io lo togliessi dall'insieme visitati, di fatto avrei un algoritmo con una riga in più che esplora tutti i possibili percorsi a partire dalla sorgente. Visito 1, poi da 1 aggiungo 2, ok, poi torno indietro, poi visito 2 e da 2 ritroverò 1. Quindi troverei tutti i vertici possibili in tutti i modi possibili in cui possono essere raggiunti. Quindi sarebbe un algoritmo che trova tutti i percorsi che partono da esse. Invece in una visita ci interessa solamente trovare tutti i vertici, quindi una volta che un vertice è stato trovato, non mi interessa chiedermi, ma questo vertice si può trovare anche da un percorso diverso? Non è la domanda a cui voglio rispondere. Quindi anche in termini di complessità non facciamoci ingannare dalla ricorsione. Quante chiamate ricorsive ci possono essere qui? E tante quanti sono i vertici. Perché ad ogni chiamata ricorsiva, prima di farla io visito un vertice e una volta che quel vertice è visitato non potrà più essere preso. Quindi il numero di chiamate, di potenzialità che ho per poter chiamare questo DFS è il numero di vertici che posso marcare come visitati. Quindi al massimo è n, dove n è il numero di vertici. Quindi questa, pur essendo ricorsiva, ha una complessità pari al numero di vertici. Si perde un po' di tempo in questo cicloforma. Se invece facessi visita, ricorsione, torno indietro, ho il tipico comportamento esponenziale o fattoriale, perché va a vedere tutti i possibili percorsi. Ok, quindi questo è lo pseudocodice, che non siamo obbligati a implementarlo in modo ricorsivo, ma si presta molto naturalmente a essere letto e interpretato in modo ricorsivo, un po' meno a essere seguito, no? Perché mentre nell'algoritmo di visita in ampiezza era facile prevedere quali erano i nodi che avrebbe trovato, su quello della visita in profondità noi umani, metterci nei panni di un algoritmo ricorsivo, troviamo sempre un pochino di disagio. Allora proviamo a vederlo. Io parto dal vertice S e l'algoritmo di visita in profondità dice, prendo, trovo gli adiacenti a S, quali sono? R e W. Scelgo il primo, R. E quindi visito R. W me lo tengo da parte, a mente. A questo punto, ricorsione, chiamo la visita in profondità su R. E mi chiedo, quali sono gli adiacenti di R? S e V. S è già stato visitato, quindi non mi interessa. V, visito V. Ricorsione su V. Visita V, sì. Ricerca in profondità partendo da V. Quali sono gli agenti di V? C'è solo R, che è già stato visitato. Niente da fare. Ritorno su. Ritorno su significa ritorno a R. R ha ancora altri adiacenti non visitati? Non più. Allora torno ancora su di 1, torno su S. S ha ancora degli adiacenti non visitati? Sì, W. Allora posso visitare W. Mi seguite? Visito W e gli chiedo quali adiacenti hai tu W? S, T e X. S è già stato visitato. Il primo che rimane è T, visito T. Stessa domanda, sono su T, quali sono i tuoi adiacenti? W, X e U. W,
W è già stato visitato, non lo guardo, U. Li prendo in ordine alfabetico, quindi ho preso la U prima della X. A questo punto visito U, quali adiacenti hai? T e Y, T è già stato visitato, quindi non lo guardo, visito Y. Idem, adesso faccio ricorsione su Y, quali sono i due adiacenti? X e U. U è già stato visitato, quindi prendo X. Ricorsione su X. X, quali sono i tuoi adiacenti? W, T e Y. Nessuno di questi è ancora da visitare, quindi non faccio nulla. Quindi da X torno indietro su Y, torno indietro su U, sì, Y non ha nient'altro da visitare, torno indietro su U, torno indietro su T, T che all'epoca avrebbe avuto un altro vertice da visitare, che era questo X, attraversando quest'arco, quando va a vedere dice, oh, l'hanno già visitato. Io pensavo fosse da visitare, invece l'hanno già visitato, e quindi non lo visito più. Non mi interessa, no, provarlo, ormai il vertice l'ho trovato, non mi serve trovarlo un'altra volta. Ma di qua è più corto, non importa. Ormai è già stato trovato, quello che mi interessa è l'insieme dei vertici trovati. Idem, torno indietro su W, anche W aveva potenzialmente un altro vertice da visitare, cioè quando abbiamo visto W prima, lui aveva T e X a disposizione, è partito da T, quando la palla torna a lui vede che X è già stato visitato da qualcun altro. Vabbè, un lavoro in meno da fare. Da W torno indietro a S e quando sono a S non trovo altri nodi non più visitati. Quindi quando la ricorsione torna indietro dal nodo sorgente, finito il lavoro. Quindi questo ovviamente essendo un grafo connesso, partendo da S ho raggiunto tutti i vertici, li ho raggiunti con un albero di visita che è abbastanza diverso rispetto all'albero di visita in ampiezza. Dico abbastanza perché su 8 nodi non è che si possono fare quelle grosse differenze. Vabbè, la parte di sinistra aveva solo un percorso obbligato, quindi che io faccia una visita di ampiezza, in profondità, una visita, qualunque tipo di visita posso immaginarmi, sarà sempre fatto così. Perché è già un albero, è un albero a percorsi univoci. La parte di destra invece che conteneva al suo interno dei cicli, beh, questi cicli sono stati girati in modo diverso nella visita in profondità rispetto a come li avevamo invece usati nella visita in ampiezza. Qui vedete che l'algoritmo tende a fare per primo un percorso più lungo che può, per poi eventualmente tornare indietro e completare i pezzi che mancano. Quindi l'albero per la visita in profondità, anche qui ovviamente ciò che rimane nella visita in profondità, se andiamo a cercare di ricordare quali sono gli archi che abbiamo usato per scoprirli, per scoprire i vertici, questi archi formano un albero, e lo chiameremo albero della visita in profondità in questo caso. E questo albero non ha più la proprietà che aveva invece la visita in ampiezza, che la visita in ampiezza l'albero era quello che conteneva il numero minimo di archi, mentre invece qui no. Cioè noi vediamo benissimo che X si potrebbe raggiungere con due archi soli partendo da S, ma invece in questo albero per arrivare a x ci posso arrivare, ma devo fare sw, t, u, y, x, un viaggio lungo 5 passi anziché due soli. Quindi semplicemente questo algoritmo di visita in profondità non mi dà nessuna garanzia sulla lunghezza dei percorsi, anzi tende a farli lunghi. Nella maggior parte dei casi però si implementa più velocemente, proprio perché sono 4 righe di codice. Se io ho fatto una visita in profondità, posso poi ragionare sugli archi rimanenti. Io ho evidenziato degli archi che ho chiamato gli archi corrispondenti all'albero della visita in profondità. Poi ci sono rimasti degli altri archi. Allora, è possibile classificarli, adesso qui non ci perdiamo chiaramente troppo nei dettagli, in varie tipologie che si vedono meglio se parliamo di un grafo orientato.
Allora, prendiamo un grafo orientato e facciamo una visita partendo da S. La visita in profondità che parte da S cosa fa? S ha due nodi raggiungibili, qui non parlo più di adiacenti perché le frecce sono orientate, quindi da S è possibile raggiungere Z e W. Qui ha trovato Z, da Z ha trovato Y, da Y ha trovato X. Poi da X non si è più potuto spostare perché Z era già visitato. Poi tornato indietro tornando indietro la ricorsione, da X torna a Y, da Y torna a Z, e Z mi permette ancora di scoprire W. Questo grafo, partendo da S, è un grafo che non è strettamente connesso, perché non ho raggiunto tutti i vertici. Partendo da S, V, U e T non li raggiungo mai. Se volessi completare la visita dovrei scegliere un'altra sorgente e vedere che cosa raggiungo da quell'altra sorgente. Infatti vedete che qui c'è scritto che per visitare il grafo questa volta l'ho visitato partendo da S e poi partendo da T. Partendo da T trovo V, poi troverei di nuovo S ma l'ho già visitato, quindi non mi interessa, poi troverei di nuovo W ma l'ho già visitato, allora torno indietro su T e riprovo con U. Quindi in questo caso ho applicato sempre il grafo di visita in profondità, l'algoritmo di visita in profondità, il grafo era orientato e quindi mi ha dato molti meno percorsi possibili, molte più strade chiuse, eppure essendo un grafo connesso dal punto di vista non orientato, non è strettamente connesso perché ci sono alcuni archi che sono orientati in modo da non farmi raggiungere tutto il resto dei vertici. Questi archi che sono evidenziati qua sono quelli che compongono l'albero, o meglio gli alberi, anzi si dovrebbe dire la foresta, della visita in ampiezza, in profondità. In generale, se il grafo non è strettamente connesso, non avrò un albero solo, ma avrò una foresta di alberi, cioè un insieme di alberi diversi, ciascuno corrispondente a una radice diversa, a un nodo sorgente diverso. Poi gli archi si possono classificare in modi diversi, io qui li ho colorati in modo diverso a seconda della lettera, solo per darlo a livello intuitivo. B significa backwards, è un arco all'indietro. Voi pensate di disegnare l'albero con S in punta e poi appendendo i nodi secondo le frecce dell'albero, no? Allora, l'arco B torna all'indietro. Vedete che punta da un nodo X a un altro vertice che è un predecessore di X lungo l'albero. Quindi scopro delle strade e poi trovo una strada che mi riporta al punto di partenza. Questi sono gli archi che vanno all'indietro, B, backwards. Oppure posso avere dei nodi forwards come questi. Io da S a un certo punto trovo una strada per arrivare a W, ma poi più tardi mi accorgo che da S c'era anche un'altra strada più veloce, che andava avanti rispetto a quella di prima, per arrivare sempre a W. Quindi gli archi in più che non sto usando per completare il mio albero, o sono archi all'indietro e quindi creano dei cicli, o sono archi in avanti e quindi non creano dei cicli. Perché sono due strade alternative che si ricongiungono, ma non posso poi girare, perché hanno versi di percorrenza diversi. Mentre io potrei fare S, Z, Y, X, Z, Y, X, Z, Y, X e giocare in questo triangolo finché voglio, perché ho creato un ciclo, usando quest'altro arco non si crea nessun ciclo. Questo che sembra un esempio, in realtà è un principio più generale. Ogni qualvolta ho un arco di tipo B, il grafo è ciclico. Se invece avessi un grafo che non ha cicli, non troverei nessun arco di tipo B. Poi ci sono gli altri vertici, altri archi, scusate, che sono indicati qua con la C, che sta a indicare cross. Allora, l'arco backwards
All'indietro significa che io ho l'albero che va avanti e da un certo nodo ritorno a un mio ramo precedente. Il forward significa che io sono su un ramo e un arco che mi porta già più avanti sullo stesso ramo. L'arco cross invece mi porta su un ramo diverso. Mi sono avviato in un ramo e mi porta ad un altro nodo che non è né prima né dopo su questo ramo perché è su un ramo diverso dal mio. Quindi è una scorciatoia che mi porta da un'altra parte. È più simile a un forward perché mi porta da un'altra parte ma non mi porta indietro, quindi non crea cicli neanche questo. Però non porta neanche a un nodo che avrei raggiunto lo stesso seguendo questo mio ramo, perché è in un ramo diverso. Quindi una utilità, mentre abbiamo cercato di trovare l'utilità della visita in ampiezza prima dicendo mi dà l'albero dei percorsi minimi. L'utilità di una visita in profondità invece mi dice se il grafo è ciclico oppure meno. Nel caso di un grafo non orientato, vedere se un grafo è ciclico è facilissimo. Faccio qualunque visita e se ho anche solo un arco in più di quelli che mi dà la visita, allora c'è un ciclo, se il grafo è non orientato. Se il grafo è orientato non è poi così semplice. Io avessi detto a colpo d'occhio, dimmi se ci sono dei cicli qua. Vabbè, questa è facile, TU, 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 si vede, no? Ma gli altri devono un attimo ragionarci. Non è così ovvio che sia ciclico. Mentre invece se avessi fatto vedere questo, avessi chiesto, ci sono dei cicli? Sì, certo. Saltano l'occhio anche algoritmicamente, faccio una qualunque visita, se c'è un arco in più è ciclico, fine. Perché la visita mi dà un albero e noi sappiamo che gli alberi sono gli spartiacque tra i grafi non connessi e i grafi ciclici. Nel caso degli archi, dei grafi, scusate, orientati è più complicato e il modo per testare la ciclicità di un grafo, quindi voglio sapere se ci sono dei cicli, è prendo il nodo di partenza, faccio delle visite in profondità, delle perché magari potrei dover partire da più nodi, se il grafo non è statamente connesso, e avrò degli archi in più, ma non tutti gli archi in più creano dei cicli, solamente quelli di tipo back, di tipo B. Quindi questo è il teoremino che ci dice a cosa serve, no, la visita in profondità. Questo non vale invece se la visita fosse una visita in ampiezza o di altro tipo. Vale solamente per la visita in profondità. La complessità di questi due signori è praticamente la stessa. Nel senso che hanno una complessità che è pari al numero, qui c'è scritto di vertici più archi. Come sempre qua gioca la densità del grafo, gli archi li devono comunque considerare tutti. Quindi, se il grafo è molto denso, tendono ad avere una complessità pari al quadrato del numero di archi. Ma perché? Ma perché c'è quella chiamata, pensate alla visita in profondità che abbiamo visto prima, c'è quella chiamata che estrae l'insieme di tutti gli adiacenti del vertice dato. Allora, quella noi ce la immaginiamo come una chiamata di costo basso. È un vertice, quanti ne avrà di adiacenti? 2 o 3. Se il grafo è molto denso, invece il numero di adiacenti è molto alto. Allora, il fattore dominante diventa il calcolo degli adiacenti ogni volta, che fa passare la complessità da lineare a quadratica. Se il grafo è denso, altrimenti tende a essere, se la densità del grafo è costante, se il grado dei nodi è limitato, allora ho una complessità che è dell'ordine di V e non di V al quadrato, perché è molto più piccolo di V al quadrato. Però la complessità delle visite è dello stesso ordine di grandezza. In realtà qua c'è una piccola differenza perché quella in ampiezza è uno grande e the first è un theta grande. Il θ contiene dentro anche il limite minimo, oltre che il limite massimo. Quindi vuol dire che se sono fortunato nella visita in ampiezza finisco prima. Se ho un grafo a stella, dove sono tutti collegati al primo, vi faccio gli adiacenti del primo e li ho trovati tutti, no? Poi per fortuna ce l'ho. Mentre invece nella visita in profondità devo fare ricorsione avanti e indietro uno per uno comunque lo stesso, anche se il grafo fosse facile. Quindi un lavoro minimo lo fa la visita in profondità, mentre quella in ampiezza può avere dei colpi di fortuna.
ma nel caso del, chiaramente nel caso peggiore non li consideriamo. Ok, questa è la, se vogliamo, la teoria. Noi avevamo iniziato a giocare invece con il nostro grafo la volta scorsa e quindi andiamo avanti ad applicare anche gli algoritmi di visita su questo nostro grafo. Ricorderete, era il grafo in cui c'erano le nazioni e le informazioni sulla contiguità tra le varie nazioni. Allora, ne approfitto per dirvi che mi sono accorto che il database su cui abbiamo lavorato martedì era sbagliato, o meglio, era incompleto, perché nell'importarlo ho fatto un errore e l'errore che ho fatto è stato quello di indicare, ricordate nella struttura, ricordate una parola grossa, però ve lo ricordo, stato 1, stato 2, numero, abbreviazione, anno, perché abbiamo detto questo, storicamente i confini sono cambiati. L'errore che ho fatto la volta scorsa era di indicare come chiave primaria di questa tabella la coppia di stati. Ma è sbagliato. Perché una certa coppia di stati, cioè il fatto che l'Italia confini con la Francia, è vero nel 2006, era anche vero nel 2005, era anche vero nel 2004, era anche vero nel 2003. E quindi la stessa coppia Italia-Francia può comparire più volte, purché in anni diversi. Detto in SQL, questo vuol dire che la chiave primaria non è fatta solamente dagli stati, ma anche dall'anno. Perché è la combinazione di questi tre valori che non ha senso che si ripeta. Però io posso avere una coppia di stati, anzi normalmente è così, che si ripete più volte, purché l'anno sia diverso. Allora, il fatto di aver dimenticato l'anno tra la chiave primaria ha fatto sì che quando io importassi il CSV nel database, tutte le coppie che non fossero la prima non sono state importate. Infatti il file che abbiamo visto martedì aveva 1000 righe, mentre il file CSV ne aveva 70.000. Sul momento della lezione me ne ero accorta, ma ho glissato, perché tanto eravate concentrati su altro, e poi riguardandola con calma mi sono accorto dell'errore, e infatti adesso questa signora qua ha 71.000 righe, come ci aspettavamo. Ok? Avendo riimportato, avendo ho ripulito la tabella, ho riimportato quella nuova con la chiave primaria fatta bene. Allora, questo mi fa modificare un pelino anche il mio programma, nel senso che noi avevamo un metodo per costruire il grafo getBorderingCountries. Cioè, dammi l'elenco data una certa country e il criterio di confine, quindi via terra avevamo scelto per fare semplice, dammi l'insieme, o la lista in questo caso, di tutte le altre country che sono confinanti con la C1. Ecco, questa informazione, detta così, è incompleta. Cioè la domanda che ti sto facendo è, ma vuoi quelle che confinano oggi, o in un determinato anno? Oppure vuoi quelle, tutte quelle che hanno confinato in un qualche anno del presente o del passato. Allora, il fatto di dire questa nazione ha confinato con un'altra in qualche punto del tempo, sembra meno interessante. Sembra più interessante invece poter fissare una data. Quindi io vorrei modificare un attimo questo metodo, facendogli passare anche un anno. Sappiamo che il 2006 è il più recente tra quelli considerati nel database, in modo da poter, quando faccio la query, dire dimmi l'informazione di vicinato, ma relativa a quell'anno. Okay? Allora, vado un attimo a modificare il DAO, chiaramente aggiungendo, io qui ho fatto una prova alla veloce, aggiungo un altro parametro che sia l'anno alla signature di questo metodo e ovviamente aggiungerò un'altra condizione and contiguity.year uguale punto interrogativo, si chiama year, no? Nel database quel campo
dov'è? Year, sì. Quindi ho il terzo parametro che è l'anno, che prima di fare la query dovrò impostare anche questo terzo parametro col valore dell'anno che è stato passato su. Così fisso un punto nel tempo e interrogo la cartina geografica per quell'anno lì. Poi cambiando l'anno ovviamente il grafo dovrà essere diverso, potrà essere diverso. Allora, vediamo un po' cosa ci dice questa volta. Allora, in questo caso il grafo ha 218 vertici e 309 archi, che sono numeri probabilmente un po' diversi da quelli della volta scorsa. No, i vertici dovrebbero essere gli stessi, gli archi forse sono diversi, non ricordo a memoria, e sono questi: Bolivia Brasile, Bolivia Paraguay, Bolivia Cile, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Bosnia-Jugoslavia, Bosnia-Montenegro, e poi c'è il solito Botswana e Zambia che già conosciamo, eccetera. Quindi in questo caso dovrebbero esserci solamente gli stati che esistono ancora nel 2006. O meglio, nel grafo ci sono tutti, anche quelli che non esistono più. Ma gli archi che ho aggiunto dovrebbero essere solamente tra stati che esistono nel 2006. Allora, vogliamo chiederci quali sono le nazioni, andiamo nel main del model così facciamo un po' di giochini. Main, ok. Proviamo a chiederci quali sono le nazioni che confinano con l'Italia. Allora, in questo caso mi basta, devo trovare il vertice Italia e poi chiedo i vertici adiacenti ad esso. Qual è il vertice Italia? Beh, io l'elenco delle country ce l'ho qua in countries. Dovrei fare una ricerca cercando qual è il nodo in cui la cui stringa di tre lettere è uguale a Italia. Adesso il Bing purtroppo lavora sul numero, sul country code, non sul numero e non sulla stringa, però il country code dell'Italia non me lo ricordo a memoria, mentre la sigla, il fatto che la sigla sia ITA lo so. Quindi dovrò farmi una prima piccola ricerca per cercare country Italia. E poi dirò che while, scusate, for, per tutte le country che sono nel mio database, m.getCountries, vado a vedere, mettiamo parentesi graffe. Ho notato che molti non mettono la parentesi graffe quando c'è un'istruzione sola, poi dopo si accorgono che devono aggiungere istruzioni, poi vanno a finire, scrivono sotto, ma in realtà sarebbero fuori dall'if o fuori dal for. Quindi abituiamoci a mettere sempre le graffe. È una rete di sicurezza per noi stessi. Allora, dicevo, per tutte le country, se c.get abbreviazione, che è una stringa, è uguale a ITA, allora Italia uguale C. Break. Non posso usare contains, perché per usare contains dovrei, per sapere se è un elemento contenuto,
dovrei avere un elemento il cui hashcode del country code è giusto, è uguale a quello dell'Italia, ma io il country code dell'Italia non lo so, quindi devo cercare non per, diciamo così, chiave primaria, ma per un altro campo, quindi devo scandirmi la collection. E quindi ho questa variabile country che la faccio puntare all'elemento. Una volta che ho questo, posso andarmi a chiedere questo C, scusate, questa Italia, è riferimento a un oggetto di tipo country, che è compatibile con l'oggetto di tipo country su cui ho costruito il grafo, cioè il vertice del grafo. Quindi mi po posso chiedere al grafo, dimmi quali sono gli al le altre country adiacenti all'Italia. Quindi lo posso usare, ad esempio, usando graphs, che mi restituisce già, ci sono dei metodi della classe graphs, che sono questi qua. La neighbor list, predecessor list e successor list. Allora, neighbor list ha senso per i grafi non orientati, perché mi parla di vicini o di adiacenti, che vuol dire si voglia. I predecessori e successori invece hanno senso solamente se il grafo è orientato. Allora, a questo punto mi chiedo se voglio attraversare frecce in verso andante o in verso contrario. In questo caso, neighbor list of, gli passo il grafo che è sempre m.getGraph e il vertice di partenza è l'Italia. Andiamo a capo qua così si riesce a leggere tutto. Chiama null, perché si arrabbia che non era inizializzata. Se tutto va bene, la inizializzo qua, però è ovvio che potrebbe anche non esserci. E se voglio sapere quali sono le nazioni confinanti con l'Italia, le posso stampare adesso. C confinanti, C.getString, toString. Quindi in questo caso dovrei avere le nazioni che nel 2006 confinavano con l'Italia. Ripassino in geografia e anche debug del programma. Austria, Francia, Svizzera, San Marino e Slovenia. Sembrano giuste. Via terra, eh? Confinavano via terra nel 2006 con l'Italia. Quindi qua sto ragionando sugli adiacenti diretti. Quindi se invece mi chiedessi, voglio andare in vacanza in camper, ma soffro il mal di mare, o in bicicletta, se siete più avventurosi, quali sono le nazioni che posso raggiungere dall'Italia? Tutte? Allora, in questo caso abbiamo bisogno di fare una visita. Gli adiacenti mi danno quelli che raggiungo in un passo, quelli direttamente confinanti. Se invece voglio vedere, confina con questo, ma poi dalla Svizzera arrivo in Germania, dalla Germania arrivo in Danimarca, poi basta perché intorno c'è solo acqua. Allora devo tornare in Germania, andare a vedere magari la Francia, il Belgio, l'Olanda, queste belle nazioni del sud. Allora possiamo provare a fare una cosa analoga, sempre nel nostro modello, chiedendoci quali nazioni sono raggiungibili da terra
Italia, raggiungibili è una parola che si scrive in un modo raggiungibile, così. Allora, per farlo mi conviene crearmi un metodo in più nel modello, perché mi può sempre tornare utile, che dato un nodo mi dia tutti quelli raggiungibili. Quindi non lo faccio nel main direttamente, perché sicuramente è un metodo che potrebbe servire in generale, anche magari agganciandolo all'interfaccia utente. No, è stata una tendina che scelgo uno stato, mi dice quelli che sono raggiungibili o cose del genere. Allora, mi ipotizzo che il mio modello abbia un metodo, che restituisce una lista di stati, get raggiungibili, da un determinato stato di partenza, chiamiamolo start. E quella lista la posso ottenere usando un algoritmo di visita. Non me lo implemento io, uso le classi che JGraphT mi fornisce già. In particolare, JGraphT mi fornisce l'algoritmo di visita in ampiezza, che magari è quello che mi interessa di più, forse, se ci vado in bicicletta, o se voglio risparmiare sulla benzina. Quindi, e questo algoritmo, questa classe, è una classe che si chiama Bread First Iterator, classe che è parametrizzata ovviamente come il grafo. Chiamo visita e questa classe visita la creo con un costruttore che vuole, in realtà ci sono due versioni del costruttore, c'è quello che vuole il grafo e basta, e c'è quello che vuole invece sia il grafo che il nodo di partenza, che è quello che serve a noi. Allora, il grafo è this.graph e il vertice di partenza è start, punto e virgola. Questi nomi lunghi non ci stanno su una riga, a questa risoluzione dello schermo. Ma... quindi, qui ho creato un nuovo oggetto visita, il cui scopo, la cui funzione è quello di visitare il grafo in ampiezza, breadth first iterator, partendo dallo start, dal nodo start. Come lavora lui? Lui lavora come un iteratore. Quindi un iteratore, gli iteratori sono gli stessi che si usano nelle liste, poi quasi sempre li usiamo in modo implicito col for elemento due punti lista, e quel due punti lì dice itera per tutti gli elementi, ma in realtà quel due punti lì non è altro che un'abbreviazione che usa i due metodi che sono definiti per la classe iterator. I due metodi definiti per la classe iterator si chiamano next e hasNext. Next è un metodo come quello del result set che mi dà da un elemento quello successivo. La prima volta che chiamo next mi dà il primo elemento, la seconda volta che lo chiamo mi dà il secondo, come result set, come siamo abituati a fare sul result set. Il metodo hasNext invece è un booleano che mi dice se esiste un elemento successivo oppure no. Occhio che il metodo hasNext non fa avanzare l'iteratore. Quindi se lo metto in un loop con hasNext, while hasNext gira all'infinito, a meno che nel corpo del ciclo ci assicuriamo di chiamare almeno una volta next. Ho visto tante procedure girare ieri. Quindi abbiamo un oggetto visita che itererà tra tutti i vertici della visita in ampiezza. Io per ciascuno di questi vertici lo devo prendere e mettere in una lista, perché è la promessa che sto facendo, devo restituire una lista. Quindi mi definisco una mia lista in cui andare a raccogliere via via tutti i nodi
di questo iteratore. L'iteratore non me ne dà lui l'elenco, me ne dà uno per volta quando glieli chiedo. Allora io glieli chiederò tutti e man mano che glieli chiedo li metto nella lista dei vicini. Quindi il tipico modo per usare un iteratore è usare questo costrutto, visita.asNext, while visita, non vista, .asNext, country c uguale visita.next, e poi in questo caso vicini. .add di c, cioè ovviamente di solito si mette tutto sulla stessa riga, ma non li facciamo derivare i passaggi. Se visita ha il prossimo elemento, c'è almeno il primo elemento, c'è almeno ancora un nodo, estraggo questo nodo con next e lo aggiungo alla lista dei vicini. Aggiungo il riferimento, il puntatore, ovviamente il nodo non lo tocco mai, non creo nuovi oggetti qua. E quando ho finito, quando l'iteratore ha finito di girare, quindi non mi restituisce più nulla di nuovo, ritorna la lista dei vicini. C'è un altro modo di scrivere la stessa cosa, che è sempre quello di usare appunto la natura dell'iteratore, che è for country c due punti visita vicini.add. Adesso qui forse punto iterator, ah no, scusate, ho detto una cosa senza averla prima controllata. Questi qui non hanno voluto implementare la classe standard iterator, ma una loro. Quindi uso gli stessi metodi, ma mi implementa l'interfaccia iterator, per cui dal punto di vista della sintassi Java non lo riconosce. Cancellate gli ultimi 20 secondi. Ok, allora questo qui mi dovrebbe dare, dal punto di vista della chiamata, se vogliamo, è molto simile a quanto abbiamo fatto qui, dove abbiamo preso neighbor list di un dato dell'Italia. Invece qua non chiediamo i neighbor list, ma chiediamo tutti. Quindi l'Italia abbiamo già trovato qual è, vogliamo una lista di raggiungibili e la calcoliamo, la chiediamo di calcolare get attraverso il metodo get raggiungibili, partendo dall'Italia ovviamente sempre. Quindi nel main, alla fine lo schema di programmazione è sempre lo stesso, ho il vertice, dammi un insieme di altri vertici. Nel primo caso erano i vertici direttamente legati, nel secondo caso sono tutti i vertici in qualche modo raggiungibili. E poi se vogliamo lo stampiamo anche, magari aggiungiamo una riga davanti se non si capisce più niente. Stati confinanti, e sotto invece chiamiamo stati raggiungibili via terra, stampiamo questa qua, quindi non i confinanti ma raggiungibili ovviamente. Quindi mi aspetterei, eseguendo questo, di vedere se sono raggiungibili da terra praticamente tutto il continente europeo e quello asiatico. Escluso il Giappone. E anche quello africano, direi. Quindi stati confinanti sono questi 5, stati raggiungibili via terra. Allora abbiamo fatto una ricerca in
ampiezza. Per cui prima di tutto c'è l'Italia stessa. Poi ci sono i confinanti con l'Italia, livello 1. Poi ci sono i confinanti con costoro. Quindi Liechtenstein che confina probabilmente, ah non probabilmente, con la Svizzera. La Germania che confina con l'Austria. L'Ungheria che confina con l'Austria, la Repubblica Ceca confina con l'Austria e la Svizzera, se non sbaglio, adesso non fatemi l'esame. La Slovacchia che confina con la Slovenia. Sono tutti stati che non confinano direttamente con l'Italia, ma confinano con qualche stato confinante con l'Italia. Andorra sta tra la Francia e la Spagna, vero? Quindi confina con la Francia. Belgio confina con la Francia, Lussemburgo anche, Principato di Monaco anche, Spagna confina con la Francia, Croazia con la, penso che con la Slovenia confini, la Danimarca invece no. La Danimarca è già a livello 3, no? Perché confina con la Germania, la quale confina con l'Austria, la quale confina con l'Italia. E quindi da qui ci sarà tutto lungo elenco di nazioni a livello 3. Poi qualcuno mi spiega cosa c'entra il Marocco qua. Cosa c'entra il Marocco qua? Gli altri li posso ancora capire, ma questo no. Andiamo a vedere se il database è sbagliato o abbiamo un errore o no nel programma. Gibilterra? Ma c'è il mare lì. Ah, tu dici? Spagnola che è in terra, che è sulla terra, già sul continente. Ah, è vero, può essere. Cioè può essere. Lo dice, hai ragione tu perché io non lo so, quindi. Allora sì. Andiamo a vedere, riavviamo il programma, chiediamo di parlarci del Marocco, così vediamo quali sono i suoi confinanti. Se ci dice la Spagna vuol dire che lui ha 3 punti di geografia più di me, che non è difficile. I confinanti del Marocco sono Algeria, Mauritania e Spagna, giusto? Si imparano cose, è vero fare informatica? Vabbè, e così via. E quindi attraverso quel pezzettino di terra che gli spagnoli non hanno restituito agli africani, ai marocchini direi, perché si vede che gli serviva per parcheggiare le barchette, ai livelli superiori ci portiamo via via tutto il continente africano. Qui tutto mescolato, eh? Primo e secondo livello riesco ancora a capire chi confinava con chi, però qui vedete che c'è linea al Pakistan, poi salto alla Svezia, poi il Turkmenistan e Thailandia, va avanti e indietro tra i vari continenti, dipende un po' dove, in che ordine. L'unica promessa d'ordine che mi dà la visita in ampiezza è che prima di presentarmi un nodo a livello 4 mi ha presentato tutti quelli del livello 3. Però l'ordine con cui quelli del livello 3 sono presentati tra di loro non è sotto controllo mio. L'algoritmo non promette nulla. A maggior ragione con questo forse capiamo che non potranno mai essere i risultati di una visita, non potranno mai essere letti o concepiti come un percorso. Non è questo, poi questo, poi questo, poi quest'altro, no. Perché salta, saltella di qua e di là, di fatto per cerchi concentrici sempre più larghi, girando come una spirale, no? Intorno. Ecco, se rifacessimo la stessa cosa con una visita in profondità, cosa ci aspettiamo di trovare? Gli stessi stati stampati in un ordine completamente diverso, un po' più folle. Fatemi mettere depth qua e qua e vediamo cosa succede. Succede che manca la, cosa vuoi che non ti piace?
Can be resolved to a type, ah, import, manca un import. Oh. Allora, andiamo a vedere i stati raggiungibili. Italia, vabbè, sempre. E poi il primo, ne ha scelto uno tra gli adiacenti, tra i confinanti dell'Italia, ha scelto la Slovenia. Poi si è dimenticato per un attimo di tutti gli altri confinanti, Francia, Svizzera e Austria, e è andato avanti, dalla Slovenia ha trovato un confinante, dalla Slovenia è andato in Ungheria, dall'Ungheria in Ucraina, in Slovacchia, in Polonia, in Russia. Corea del Nord, Corea del Sud, ci è arrivato vivo, attraversando quella del Nord, da lì in Cina, Vietnam, Laos, è partito! No, voi pensate a un pazzoide, no, che esce, tira i dadi, dice domani dove vado? Prendo un qualunque stato confinante, quello in cui sono oggi, questo c'è più un percorso. Vedete cosa fa la visita in profondità? Parte per la tangente, si direbbe, e va avanti. E questo è tutto un lungo serpente. Sono tutti connessi, pensate al nostro albero di visita, come gira? Cina, Vietnam, Laos, Thailandia, Pakistan, Myanmar, Iran, Turkmenistan, arriva nel Medio Oriente, tutti gli stan che ci sono, Afghanistan, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Giordania, Siria, Turchia, e si riavvicina un po', ma poi torna su verso la Georgia, Azerbaijan, Armenia, Grecia, Macedonia. Quando è che... Poi dunque, Cipro, Libano, Israele, Egitto, Sudan, è entrato in Africa dall'Egitto, dal Medio Oriente, sembrava voler tornare in Europa, invece no, scende giù, si fa tutta l'Africa, tutta per modo di dire, perché dal Marocco, anziché poi continuare sugli altri stati africani, è tornato in Spagna. E quindi si fa un pezzo. La Spagna non può tornare in Marocco perché non ci sono altri stati confinanti, e il Marocco è stato visitato e quindi si fa il resto di... Avendo visitato mezza Africa, ma non tutta, ci dovrà tornare dopo, per finirla, comincia a visitare la Spagna, Portogallo, Francia, Germania o finalmente l'Austria. L'Austria, che era un confinante diretto, l'arco Italia-Austria, non viene usato. Ma per andare in Austria, questo grafo di visita fa fare il giro di mezzo mondo. Va in Cina, torna indietro, passa dall'Africa, Marocco, Spagna e poi arriva in Austria. Quindi i percorsi minimi ce li sogniamo profondamente. E vabbè, poi va avanti così. Qui cosa ha fatto questo? Monaco, Andorra, Mauritania. E poi è tornato in Senegal, da Andorra alla Mauritania. Cioè, abbiamo bisogno di lui. Probabilmente qua ha finito la ricorsione, perché Andorra ancora confina con la Spagna e basta, no? Quindi Monaco è arrivato alla fine. Monaco confinava solo con la Francia e quindi è dovuto tornare. Già questa è una ricorsione che torna indietro. Ok. Olanda, Danimarca. Qui è finito il giro. Pazzoide. Ho detto qua dalla Danimarca dove posso andare? Sono arrivato dalle Olanda. In Germania non posso andare perché l'ho già vista, quindi non posso, mi fermo. Allora torna indietro una ricorsione. Dalla Danimarca sarà tornato in Olanda, dall'Olanda al Belgio, Belgio al Lussemburgo, e torna indietro fino a quando non trovo uno Stato che abbia ancora dei confini liberi. E è andato a trovare, è dovuto tornare indietro fino alla Francia, che aveva, udite udite, ancora il Principato di Monaco da visitare. Visita il Principato di Monaco dalla Francia, poi ovviamente lì non fa più niente, quindi torna in Francia e torna su chi c'era prima della Francia? Il Portogallo. Il Portogallo aveva solo Andorra come staterello. No, confina con la Spagna, non col Portogallo. Quindi il Portogallo non dà nulla di nuovo, torna in Spagna, dalla Spagna visita Andorra. Poi Andorra non ha nient'altro da visitare, con cui confinare, e quindi dalla Spagna torno indietro a Spagna, Spagna non ha più niente, torno indietro a Marocco. E quindi sono ritornato indietro in Africa,
e quindi da qui in poi mi rifaccio di nuovo un pezzo di Africa che non ho fatto prima. E così via. Quindi è abbastanza contorto da seguire, vedete che fa metà degli stati del mondo prima di fare il primo ritorno indietro. Però a parte i salti all'indietro, tutti gli altri passaggi in avanti invece sono dei percorsi strani, ma percorsi continui. Tendono ad essere un pochino più adiacenti gli stati rispetto. Diverso sarebbe, gli somiglia, ma sarebbe molto diverso, chiederci se siamo capaci a fare il giro del mondo. Cioè fare un percorso unico che tocca tutti gli stati, senza passare due volte dallo stesso stato, magari tornando anche al punto di partenza se vogliamo. Toccano tutti gli stati una volta sola. Questo è un problema, ne parleremo, prende il nome del problema del commesso viaggiatore, in realtà il problema del commesso viaggiatore è anche pesato, per cui tiene conto delle distanze. Però si chiede se in un grafo esiste un ciclo semplice, poi parleremo di definizione sui cicli più avanti, settimana prossima, che tocca tutti i vertici. Allora, mentre qui ci siamo abbastanza vicini, nel senso che la vita in profondità cerca di fare dei cammini molto lunghi, ma poi di tanto in tanto quando si trova in un vicolo cieco è obbligato a saltare indietro. Se io non gli permettessi di saltare indietro, oppure dicessi, beh, senti, quando salta indietro in realtà dimentichi quel percorso là che hai capito che ti porta a un vicolo cieco e quindi dimentichi che lo ricostruisci in un modo diverso. Che è uno dei modi, allora in quel caso gli chiederei di fare, di costruire un percorso unico, un cammino unico, che non abbia mai dei salti. Allora, mentre la visita in profondità ha una complessità che abbiamo visto che è praticamente lineare in grafi di questo genere dove la densità è molto bassa, invece trovare il cammino ha una complessità che è NP-hard, no? È uno dei problemi più difficili dal punto di vista algoritmico. Già con 8-10 stati state ad aspettare, se va bene, delle mezze giornate di CPU. Lo vedremo, lo formalizzeremo. Quindi basta modificare, qui siamo in un campo in cui basta modificare un pochino la natura del problema, che la soluzione passa di botto da lineare a intrattabile esponenzialmente. Quindi non ce lo chiediamo oggi questo, la soluzione è su 10 righe di ricorsione, però la soluzione non la vedremo mai su questo grafo. Non c'è, tra l'altro, la soluzione. Non è possibile, proprio perché ci sono degli stati come, che ne so, Monaco o San Marino che confinano con uno stato solo. E quindi non è che posso entrarci da una parte e uscire dall'altra. Quindi o sono stato di partenza, allora decido che la mia visita parte da Monaco e arriva a San Marino, però se ci fosse anche solo un terzo stato al mondo con quelle caratteristiche, sono fregato. Quindi in questo caso è facile risolvere il problema perché si vede, si dimostra che non è risolubile. Però togliendo questi stati qua, viene mal di testa. E ce ne occupiamo la settimana prossima. Un'ultima cosa accennata, allora gli algoritmi di visita alla fine in JGraphT si riducono quasi sempre a questo, cioè creo, fatemi rimettere breadth perché mi piace di più, se riesco a ricordarmi come si scrive. No. Gli algoritmi di visita si riducono quasi sempre a creare l'iteratore, a estrarre dal l'iteratore le informazioni. Allora, l'iteratore è già generoso e ci dà già di suo l'elenco dei vertici. Ma se a noi serve qualcos'altro oltre all'elenco dei vertici? Allora, se andiamo a vedere, e vi invito sempre a farlo, di andare alla fonte a vedere cosa fanno queste classi. Le prime volte che leggete le documentazioni dite non si capisce niente, era meglio se non lo leggevo. No?
perché parla in codice, parla criptato, dice delle cose che in una riga vorrebbero dire invece 2 pagine di spiegazione. Però è così, non ci si abitua a cercare di pesare ogni parola, perché poi l'unico luogo in cui andare quando uno ha un dubbio è quello della documentazione primaria, cioè la fonte. Questo oggetto, questo qui parliamo del breadth first iterator, ha una serie di metodi, oltre al next e as next. Molti di questi, come questo, sono metodi, diciamo così, ad uso interno, che lui usa per implementare, però fornisce anche, e questo lo, aspetta, lo eredita dall'abstract graph iterator, che è una classe astratta che è comune a tutti gli iteratori, poi internamente ciascuno differisce. C'è un metodo importante che è questo add traversal listener. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che io, quando ho un iteratore come questi attraversatori di grafi, ogni volta che chiamo next, lui mi restituisce un vertice. Cosa faccia dentro è invisibile per me. Se a me interessa invece capire che cosa fa dentro, cioè a me magari interessa sapere quel vertice lì, sì, è un vertice nuovo, ma da chi arrivava? Cioè, i ragionamenti che facevamo noi vedendo le città, e li sapevamo fare perché avevamo a mente il grafo. Lo conosciamo questo grafo, ce l'hanno fatto studiare a scuola. Ma se non lo conosco, devo capire questo grafo se è tornato indietro, se non è tornato indietro, se è adiacente a quello precedente o da chi lo sta visitando, qual è il nodo precedente nella visita. Chi me lo dice? Allora, me lo posso far dire dall'iteratore stesso. Preventivamente devo dire all'iteratore, senti, mentre tu fai il tuo lavoro, io voglio essere informato quando fai certe cose. E quindi registro quelli che una classe, lo vedremo la volta prossima come esempio, che implementa l'interfaccia traversal listener. Il concetto di listener è lo stesso che abbiamo sulle interfacce grafiche, sugli eventi. L'algoritmo di visita del grafo di tanto in tanto spara degli eventi, tipo ho attraversato un arco nuovo, ho attraversato un vertice nuovo, ho rivisto un vertice che avevo già visto, e cose di questo genere. Io registro su quell'iteratore gli eventi a cui sono interessato. E quindi ogni volta che l'iteratore farà qualcosa a cui sono interessato, me lo dice come chiamandomi un metodo. E quindi essenzialmente gli eventi a cui posso essere interessato sono connected component finished. Cioè ho un grafo che è fatto di diverse componenti connesse separate, lo voglio visitare tutti, tutto. E lui mi dice, guarda, questo è il primo vertice di una. Ho finito una componente connessa e adesso comincerò col prossimo vertice che sarà il primo della prossima componente connessa. Quindi attenzione che da qui in poi è un altro pezzo di grafo, è un'altra isola. Oppure quelli più interessanti, il vertex finished, vertex traversed o edge traversed. Vertex traversed è quello che dice che il vertice è stato visitato. Quindi questo è il metodo che viene chiamato quando viene scoperto un nuovo vertice e gli viene passato questo, un evento di tipo E, vertex traversed event, che contiene al suo interno ad esempio l'arco che è stato usato per attraversarlo. Quindi da lì, lo faremo poi come esercizio, riusciremo a ricostruire ad esempio i percorsi di visita, quindi non solo quali nodi ho trovato ma anche che strada ho usato per raggiungerli. Questa informazione non ci viene data direttamente in modo facile dagli algoritmi di JGraphT, ma è comunque accessibile attraverso questo metodo un pochino indiretto. Cioè lo faccio visitare, mentre lo visita mi segno cosa sta facendo e poi dopo a posteriore ricostruisco. Ma questo richiede più tempo di quello che abbiamo oggi per poter essere digerito. Quindi mi fermo qua, facciamo un periodo di intervallo.